Ciao, ciao a tutti e benvenuti su Archidei. Oggi registro questo video perché voglio presentarvi il corso online Gioielli in resina in versione completa. Vi parlo della versione completa perché già vi avevo presentato il corso online Gioielli in resina e si trattava di un mini corso di 3 lezioni da un quarto d'ora che davo gratuitamente cliccando su uno specifico link e al termine del quale presentavo la mia offerta per il corso Resin Art qui nel mio studio a Roma. Che cosa è successo in questi giorni? Come tutti, anche io ho avuto tantissimo tempo da passare in casa. Questo non è equivalente ad avere molto tempo libero, ma sicuramente mi ha consentito di organizzare il mio tempo in modo diverso e quindi ho pensato a tutte le persone che mi avevano scritto per dirmi che erano veramente contente del corso gratuito che avevano ricevuto e avrebbero voluto un corso online sulla resina completo perché non mi potevano raggiungere nel mio studio qui a Roma. E allora è nato questo corso. Da una parte il corso nel mio studio presenta dei vantaggi perché essendoci un contatto diretto si possono fare tante domande e c'è una risposta immediata. Posso vedere subito in diretta quali sono gli errori che state facendo, posso correggervi, posso darvi dei suggerimenti e sicuramente vi rimarranno più impressi che non guardando un video. Però il corso online, devo dire la verità, è venuto più completo perché nel corso studio non si riescono ad affrontare tutte le singole tematiche approfondite al 100% come ho fatto in questi video e in questo PDF. Quindi ci sono i pro e i contro, come in tutte le cose. Ci ho messo più di un mese ad elaborare il corso completo, anche se voi lo vedrete in un tempo ridotto, ovviamente, perché tutto il mio tempo di lavorazione è stato poi sintetizzato. Che cosa vedrete? Vedrete 6 video lezioni della durata di 20 minuti, mezz'ora ciascuna, divise sempre in 2 parti. Ad ogni video lezione è collegato un tutorial, una guida PDF con tutto quello che io dico nel video appositamente riassunto e con le foto di tutti i passaggi principali. Quindi non vi dovete neanche preoccupare di prendere appunti o di scrivervi qualcosa mentre guardate il video. Dovete solo prestare la massima attenzione al video. In più ci sarà un video introduttivo in cui parlo delle resine, la colorazione delle resine, che cosa si può inglobare nella resina, la scelta dei calchi e in più ci sarà anche la mia guida alla resina UV. Nella guida alla resina UV troverete tutte le risposte alle domande più frequenti che mi sono state fatte su questo tipo di resina e troverete anche alcuni altri tutorial in PDF passo passo delle tecniche proprio di base, perché nei video affronteremo anche dei tutorial con la resina UV, ma di livello un pochino più alto o comunque diversi rispetto a quello che si trova di solito in giro. Nel dettaglio, però, vi dico che cosa troverete in queste 6 video lezioni. Ho cercato di strutturarle nello stesso modo in cui faccio i corsi qui nel mio studio. Quindi sono partita dalle cose più semplici e sono andata via via aumentando il livello di difficoltà. L'unica differenza è che a studio i progetti in resina UV e resina epossidica non vengono intercalati, ma faccio lavorare prima tutto con la resina epossidica e poi tutta la resina UV. In più, qui nel mio studio il corso dura 6 ore e si svolge in una sola giornata. Dopo bisogna tornare per ritirare le proprie creazioni e posso spendere un'altra mezz'oretta, un'oretta per spiegare qual è la rifinitura. Invece, nel corso online ho portato i progetti fino alla completezza. Quindi li vedrete iniziare, tirar fuori dai calchi, ma li vedrete anche
finiti. Vedrete come si rifiniscono e come le creazioni in resina diventano veri e propri gioielli. Ho lasciato fuori dalle rifiniture alcuni pezzi che voglio lavorare con la tecnica wire wrapping, perché lo sapete, io non lavoro mai con una sola tecnica, e questi pezzi probabilmente faranno parte di un corso sulla tecnica wire wrapping, sempre se troverò il tempo di realizzare anche quello. Allora, però adesso voglio dirvi veramente il contenuto di tutto questo corso. Nel primo video, già ve l'ho spiegato, c'è un'introduzione e poi ci sono i 6 video tutorial. Nel primo video tutorial parleremo dell'effetto ambra e l'effetto lapislazzo. Sono dei tutorial che già ho condiviso qui sul mio canale ai tempi in cui ho scoperto come si poteva fare l'effetto ambra e l'effetto lapislazzuli. Però sono passati tanti anni da quando li ho sperimentati la prima volta, provando e riprovando e provandoli con le allieve qui a studio, sono riuscita a farne dei tutorial migliori, con dei materiali anche più facilmente reperibili rispetto a quelli che avevo utilizzato nei tutorial sul canale. E poi soprattutto mi sono concentrata su quei video per spiegare tutte le nozioni di base relative alla resina epossidica, quindi come va mescolata, come evitare le bolle, come distribuirla nei calchi, come evitare i maggiori inconvenienti con la resina, e in quei tutorial vedrete anche l'utilizzo di determinati tipi di coloranti, perché in questo corso volevo fare una panoramica anche di come si utilizzano i coloranti per la resina e non potevo farla in modo solo verbale, ma dovevo anche proprio materialmente far vedere come si utilizzavano. E normalmente anche qui a studio utilizzo proprio quegli esempi per far capire quanto colorante va messo, come va mescolato e tutti gli altri concetti di questo tipo che sono alla base delle lavorazioni con la resina per la creazione di gioielli. Il secondo argomento importantissimo affrontato all'interno del corso è l'inclusione dei fiori nella resina. Questo è un argomento davvero importante perché tantissime delle persone che vengono a fare il corso Resin Art qui a studio mi chiedono come si inglobano i fiori nella resina. Allora, anche in questo caso credo di aver fatto diversi tutorial qui sul mio canale, però stavolta ho affrontato l'argomento in modo molto più dettagliato. Ho cercato di dire veramente tutto quello che c'era da dire sull'argomento fiori secchi nella resina, anche come fare le composizioni, quali fiori scegliere, quali altri materiali si accostano bene ai fiori quando si vogliono fare delle composizioni di tipo naturale. E vedremo la creazione di gioielli con questi fiori secchi sia con la resina epossidica che con la resina UV. Quindi l'argomento fiori nella resina toccherà il secondo ed il terzo video. Poi passiamo ad un altro argomento. Passiamo all'argomento colori, esplosioni di colore dentro la resina. Naturalmente sto parlando della tecnica Petri Dish, ma non solo. Non solo la tecnica Petri Dish, perché di quella ne ho già anche parlato ampiamente qui sul canale, la tecnica Petri Dish rivista dopo 2 anni di esperienza dalle mie prime prove, quindi con il condensato delle notizie veramente utili e soprattutto la tecnica Petri Dish utilizzata come sfondo per delle illustrazioni. Perché un'altra cosa che mi chiedono sempre quando facciamo i corsi sulla resina è come inserire la carta all'interno della resina. Vedremo come inserire delle illustrazioni di carta all'interno della resina con l'effetto Petri Dish che crea degli sfondi fantastici, ma vedremo anche come inserire gli stickers all'interno della resina e come fare un altro tipo di sfondo con i pigmenti colorati. Così in questo modo nel corso affronterete come si miscelano tutti i tipi di colorante all'interno della resina, non solo con la spiegazione teorica ma anche proprio con gli esempi pratici. E ancora, ho sentito la necessità di parlare ancora di resina UV
e questo sarà il secondo tutorial relativo alla resina UV all'interno del corso. Stiamo parlando del quarto video. Allora, volevo farvi vedere come con la resina UV e alcuni strumenti particolari che non vi posso spoilerare potrete creare i vostri open bezel, perché se ci guardiamo un po' intorno siamo pieni di esempi di creazioni in resina UV con gli open bezel che si trovano normalmente in commercio, che sono grandemente diffusi e standardizzati, per cui alla fine queste creazioni con la resina UV, a dire la verità, si assomigliano un po' a tutte. Io volevo darvi uno strumento in più per creare le vostre linee di design di gioielli, e quindi creeremo insieme gli open bezel, li riempiremo con la resina con degli effetti di colore particolari anche in questo caso. Poi, ultimo video, siamo arrivati al sesto video. Nel sesto video parleremo di due modi per sfruttare la resina poliuretanica. Per circa un anno e mezzo, il tipo di lavorazione con la resina poliuretanica è stato incluso nel mio corso Resin Art. Poi ho visto che nelle 6 ore di tempo del corso non si riusciva a dedicare abbastanza tempo anche a questo tipo di resina e non tutte le persone ne uscivano soddisfatte, per cui ho deciso di toglierlo dal programma del corso, ma ho potuto lasciarlo all'interno del corso online. Nel corso online vi farò vedere come utilizzare la resina poliuretanica in due modi diversi. Nel primo caso rimarrà di colore bianco, così come viene acquistata, perché mi faceva gioco che ci fosse un contrasto, e nel secondo caso verrà colorata. E verrà colorata dopo la catalizzazione. Quindi, visto che la colorazione della resina si può fare durante la preparazione o dopo la catalizzazione, affronteremo anche la colorazione dopo la catalizzazione. E così in questi 6 video ho cercato di raggruppare e sintetizzare tutte le tematiche principali delle lavorazioni con la resina. Naturalmente con la resina si può fare molto di più, e lo sapete se mi seguite, se siete iscritti al canale, perché ho condiviso con voi tantissime idee sia a livello di tutorial che di video creazioni. Questo è un corso dedicato in particolare alle persone che stanno iniziando il loro percorso con le resine, che non hanno mai lavorato con le resine, oppure alle persone che hanno iniziato a lavorare con le resine ma si sono trovate di fronte a tanti piccoli problemi, inconvenienti, lacune tecniche che non sanno come colmare. Poi magari, se avrò una buona risposta a questo corso, metterò in piedi un altro corso più approfondito delle tecniche di lavorazione con le resine, un corso avanzato, uno step 2 per chi lavora già con le resine da tanto tempo e vuole ottenere qualcosa di più. Allora magari andremo sulle tecniche di pittura con la resina, probabilmente andremo sulla tematica dei geodi, sulla tematica dell'effetto mare, ma questi sono tutti argomenti che secondo me sono adatti a chi già sa lavorare di base con le resine. Perlomeno questo è il percorso che io consiglio quando le persone vogliono venire nel mio studio a fare i corsi. In questo corso io vorrei partire da progetti molto semplici per darti poi lo spunto per arrivare a qualcosa di tuo, di personale, di più grande, per sviluppare il tuo concetto di gioielli in resina. Quindi partiamo da concetti molto semplici che ti apriranno un mondo di possibilità che potrai esplorare secondo la tua ispirazione. Quindi sono progetti che non nascono per essere copiati pedissequamente, anche se ovviamente puoi farlo e magari ti invito a farlo per le prime volte, ma sono progetti che secondo me ti possono dare quella scintilla per fare il salto di qualità. Quindi davvero io ce l'ho messa
tutta per condensare in questo corso tutto quello che potevo dire sulle resine. Spero che apprezzerete questo mio sforzo, perché è vero che online si trovano tantissime informazioni, ma è stato difficile per me per prima raggrupparle insieme, dirle in modo chiaro, sintetico, dare i giusti riferimenti. Infatti troverete nel PDF anche dei consigli su dove e come acquistare il materiale giusto, senza sprecare soldi, senza fare errori, e vi posso assicurare che durante le mie sperimentazioni ne ho sprecati abbastanza, per cui vorrei prevenire anche questo per voi. Questo corso avrà un prezzo lancio che non vi dico, perché lo vedrete direttamente nel link andando a cliccare sul link che vi lascerò nell'info box. Questo prezzo lancio voglio mantenerlo finché saremo in quarantena, fase 2, finché non finirà questo allarme generale e non potrò riprendere a fare regolarmente e con tanta tranquillità i corsi a studio, perché io non me la sento di rischiare la mia salute, quella della mia famiglia e anche quella delle persone che vengono da me. Per cui prezzo lancio in questo periodo di crisi, per esservi vicina anche stando lontani. Comunque sapete che non è solo quello il mio modo di esservi vicina in questo periodo, perché sto cercando di aumentare tantissimo i video caricati sul canale per cercare di darvi più informazioni, per intrattenervi di più in questo periodo in cui siete a casa. Quindi non prendetemi come la persona strettamente attaccata solo ai soldi, che adesso fa questo corso per un mero obiettivo di guadagno, ma dovete pensare che questo per me è il mio lavoro. Quindi le informazioni che sono contenute nel corso non sono informazioni che potevo regalare gratuitamente, anche nel rispetto di tutte le persone che hanno frequentato questo corso qui a studio, e sono state veramente veramente tante. Non ho qui i numeri esatti a portata di mano, ma sono state credo almeno 50 persone, se non di più. È stato negli ultimi anni uno dei corsi più richiesti ed è proprio questo il motivo che mi ha spinto a farlo diventare un corso online. Anzi, vi dico di più, nelle persone che vorranno venire nel mio studio a fare il corso quando riprenderò, se vogliono fare dei corsi avanzati, io consiglierò comunque di seguirsi prima il corso di base, e per risparmiare e non pagarlo come un corso individuale a studio possono seguirlo online. Quindi questo è assolutamente un lavoro che a me serviva didatticamente, mi ha fatto crescere tantissimo realizzare questo corso. Vi dico che ne è venuto fuori un documento PDF sommando tutti i vari pezzettini di circa 65 pagine, completo di illustrazioni. Io mi sono curata tutta l'impaginazione, tutte le illustrazioni, tutte le foto, mi sono curata tutto l'editing dei video, le riprese, quindi è stato un corso curato completamente da me. Il PDF che ne viene fuori è praticamente un libro guida sull'uso delle resine. Alla fine è stato davvero un lavoro impegnativo e ci ho messo tanto tempo, perché sono un po' perfezionista e volevo che venisse un lavoro completo. Io vi invito adesso a cliccare sul link che vi metto nell'info box per vedere di cosa si tratta. Andate a guardare almeno la pagina introduttiva, valutate se è un tipo di acquisto che vi piace fare oppure no. Altrimenti, amici come prima, e ci vediamo qui su YouTube con il prossimo video. Ciao ciao!